via Paolo Uccello, per esempio. Lì si incontrava. Però poi si ridividevano. E adesso ci sono rimasti i toponimi. Via Vepra è quella che passava dando l'acqua al lavatoio dell'isola Brera. Milano aveva 11 isole, che sono il risultato di tutto quello che ho tentato di accennare, posso dire. Quindi scusa, il toponimo isola da significare che quando c'era il mare lì c'era un'isola? No, non al contrario. No. L'isola Brera aveva l'Olona che passava di qui, la Vepra che passava dall'altra parte, e era in mezzo. Quando ci fu l'invasione del Barbarossa, che diede fuoco alla città, molti scapparono perché volevano salvare la ghirpa, ma dove andavano? Lungo i fiumi, no? Che era una cosa che i milanesi hanno sempre fatto. Pensate, Milano, per tutto quello che vi ho detto, nasce lungo questi torrenti, questi fiumi, questi torrenti, queste strade carovaniere, in forma stellare, perché la gente si metteva a costruire case lungo i fiumi. Quando i romani sono venuti qua, sono venuti per motivi di conquista e per motivi politici, le guerre tra Giulio Cesare e i suoi antagonisti. Sono rimasti male, non soltanto, non solo, perché qui i milanesi mangiavano gli asparagi al burro e non con l'olio. Ma perché non si ritrovavano nella città stellare. E allora cosa hanno fatto? Vabbè, Giulio Cesare per accattivarsi i milanesi è stato molto, molto bravo, lui che era nato nel 100, non nel cesso, nel 100, è morto nel 44. Ha ritenuto di guardare ai milanesi con un occhio benevolo, anche perché gli servivano per contrastare i suoi avversari. Sto perdendo il filo, adesso lo riprendo, saltando da un punto all'altro. Quindi Giulio Cesare e i romani resta perplesso, dice, ma questi qua, quanti sono? Di che razza sono? Galli, va bene, galli. Ma io come faccio ad averli tutti uniti accanto a me? Ha lanciato alcune idee di ingrandire la città, ma dato che i romani non si raccapezzavano di fronte a una città stellare, ne hanno costruita un'altra di fianco, quadrata, come si usava ai tempi in cui c'erano queste guerre, si mettevano giù i campi, facevano perfino gli apache, ma lo facevano anche gli americani che andavano a combattere gli apache. Quadrilatero, il cardo e il decumano, che erano le due strade principali, a croce, non sempre, ma a Milano è successo, a fine del cardo e del decumano, delle rotonde per far girare i carruaggi. E quindi, quando poi è finito l'impero romano, e Milano ci ha messo del suo perché è stata per 98 anni capitale dell'impero romano, ha ricostruito, secondo me, non volutamente, ma naturalmente, una città circolare, non quadrata.
che comprendeva sia la parte originaria sia quella voluta dai Romani. E quindi siamo arrivati ai giorni nostri. Va bene così? No, va benissimo. Ah, cioè, per parlare di Milano, di acqua, di territorio con Tullio, potremmo stare qua veramente mesi, però sta cominciando anche a fare un pochettino freschino. Tante cose, una nota, questa conferenza doveva tenersi all'interno della nostra sede. È stata un'idea così, improvvisata, c'è un bel sole, una bellissima giornata, probabilmente sarà una delle poche giornate di sole nell'imminente stagione invernale, abbiamo ribaltato tutto, abbiamo creato la sala conferenze qui sull'AIA. Però non spaventatevi, perché adesso quando torneremo nella nostra sede sociale c'è dell'ottimo tè caldo con dei biscotti, c'è anche il camino acceso e quindi un po' di umidità ce la togliamo da dosso. Ecco, se qualcuno fosse interessato, qui c'è qualche locandina di questa iniziativa di Tullio. Qui c'è la pianta dei corsi d'acqua. Qua. Tenete conto che ad esempio lì non c'era la lepra, l'ho aggiunta io. Prendetelo per... Ecco, questo ne approfitto per pubblicizzare. Scusa che concludo. Sì. Abbiamo soltanto accennato ai navigli. Pensate che oltre ai navigli c'erano naturalmente tutta una serie di fontanili, uno passava qui davanti alla carica della Tanacchi, quando io sono venuto nel 1940 ho visto, non so dire, Marciolino. C'era una serie di rocce, ad esempio